Buongiorno, l'incontro di oggi, il Vertice della Nato, è un'occasione, credo, importante, solenne per confermare l'importanza dei legami transatlantici che sono da sempre un pilastro della nostra politica estera, ma sono molto importanti sul piano della stabilità internazionale in un momento cruciale come questo, caratterizzato dalla barbarie della sfida del terrorismo. E domani a Taormina, su proposta italiana, sottoscriveremo una dichiarazione comune contro il terrorismo per ribadire in modo solenne questo impegno da parte dei paesi del G7 e naturalmente anche gli incontri al margine del vertice di oggi serviranno per un'ultima discussione, una messa a punto di quello che sarà il confronto domani e dopodomani in Sicilia. Sappiamo che sarà un confronto su temi che interessano centinaia di milioni di persone, forse interessano, si potrebbe dire, l'umanità intera, perché parliamo delle questioni legate al cambiamento climatico, delle questioni legate ai commerci, alle migrazioni, ai rapporti con l'Africa. Non sarà un confronto semplice, ma l'Italia, che svolge quest'anno la funzione di presidenza, cercherà di renderlo un confronto utile e, come sempre in questi casi, capace di far convergere posizioni. Quindi anche l'incontro di oggi, dal punto di vista italiano, è un'occasione in più per preparare il vertice del G7 di domani e dopodomani. La NATO entra come membro della coalizione anti-ISIS. Che ruolo si può prefigurare per l'Italia in questo nuovo ruolo dell'alleanza? Noi siamo impegnatissimi, soprattutto, come sapete, lo siamo in Iraq, dove dopo gli Stati Uniti siamo il secondo paese che contribuisce di più in termini di presenze militari, e poi siamo da sempre molto impegnati a sottolineare, se volete sul piano politico, un'impostazione che non può che essere, oltre che militare, anche un'impostazione di politica e quindi di coinvolgimento di tutte le forze possibili per risolvere i temi della minaccia terroristica, incluse in molti scenari locali anche la Russia,
e sul piano culturale, perché l'Italia ha sempre insistito sul fatto che certo devi vincere la partita sul piano militare, ma devi vincerla anche sul terreno culturale. L'unità da questo punto di vista delle due sponde dell'Atlantico è molto importante. Grazie.